Mi trucco come se trucca mia madre. Allora, sto facendo questo video perché penso che mia mamma ci sia proprio un altro livello di evoluzione. Punto 1, in 21 anni di vita non ho mai visto mia mamma struccata. Mai. Cioè, ma nemmeno la sera, capisci? Si vanno a nascondere, per non si fa vedere. Punto 2, non l'ho mai vista truccata di un colore diverso dal viola. Cioè, mia mamma è tutta viola. Se potesse mettersi il fondotinta viola, sono tess. Quindi niente, questo è come si trucca mia mamma. Allora, partiamo dal presupposto che lei ha un primer, ma l'ha comprato e basta, non lo usa, quindi niente primer. Indossa questo fondotinta all'Art Deco a cazzo, cioè dove capita, e 3 tonalità più scure della sua pelle. E qua dentro tiene tutte le spugnette che fosse a Beauty Blender, perché è abbastanza evoluta da usare le spugnette. Purtroppo le spugnette sono queste, perché, cioè, finché la cosa non muore, non si etta, ok? Ovviamente il fondotinta funge anche da base per l'ombretto, quindi cioè non è che noi ci mettiamo là a mettere il primer, cioè no, metti il fondotinta e basta. Poi con la stessa metodologia ad applicare il correttore, che è sempre 47 tonalità più scuro della sua pelle, mia mamma è chiarissima. Così, solo sotto gli occhi, non so se riuscite a vedere quanto sia giallo. Ok, una volta applicato il correttore arriva la parte della terra. Questa terra che lei applica con questo pennello dappertutto, e ce l'ha penso da 7 anni questa cosa. In questo modo, ma così, ovunque, pure sul chitarra. Sempre con lo stesso pennello vado ad applicare quantità indefinite di blush, sempre a cazzo di cane, perché Gavaessi poi si sistema da solo sulla faccia, capì? Ok, allora qua arriva la parte magica. Questi sono i 3 colori che lei usa, più un altro viola che ha in una palette, che adesso vi faccio vedere. Questo viola qui. Rigorosamente con le dita va ad applicare questo colore come base, poi vado ad applicare questo qua sempre con lo stesso dito sporco, così si mischiano per dare un po' di profondità allo sguardo, in questo modo, sì. E poi vado ad applicare sempre con lo stesso dito il viola della palette, perché evidentemente non è abbastanza viola per i suoi gusti. Dopodiché cambia dito e prende questo shimmer e se lo mette un po' dappertutto, così per aprire lo sguardo. Ho dimenticato le sopracciglia, cioè la parte più bella. Allora, mia mamma cosa fa? Prende il sopracciglio. Fatto. Ok, procediamo con la linea che mette, cioè solo basta, non fa più niente. Ok, dopo aver applicato la linea possiamo passare all'applicazione del rimmel. Condizioni dello scovolino del rimmel, ok, è rimmel. Rimmel se è normale, andiamo così, alla cazzo sempre. Non ci interessa che ci sporchiamo, così va bene, un po' vissute queste donne. Matitone scrauso sotto l'occhio, giusto per completare il tutto. Il matitone rigorosamente viola. Ho lasciato perdere la parte del rossetto, tanto è viola, cioè. E questo è il look di mia mamma di tutti i giorni, tutti gli anni, da quando sono nata ad oggi.